Buonasera, sono Paola Romano, membro del Green. Questa sera apriamo il nostro incontro con Giancarlo Maiocchi, fotografo alquanto curioso e interessante che ho scoperto grazie a questi incontri promossi da AFIP. Fondatore dello studio Occhio Magico nel 1971, fotografo incuriosito dalle sperimentazioni dei maestri della fotografia e non solo, e che prendendo in prestito una sua, in realtà, affermazione trovata studiando le varie interviste, approfondendo il suo lavoro, dice che la fotografia può essere invasa dalle altre arti. A me piace molto questa definizione perché vedendo i tuoi lavori, Giancarlo, questo è quello che mi hanno restituito. Vorrei partire subito in realtà con la fotografia scelta per questo incontro e vorrei innanzitutto sapere da te perché hai scelto questa fotografia. Qual è la sua storia? Allora, questa foto l'ho scelta perché è iconica, cioè spesso viene pubblicata assieme al mio nome, per cui ho detto così, in qualche misura è molto vista, no? E poi perché ha una serie di sottotesti che mi sembrava interessante, visto che parlare di una foto era abbastanza difficile per me. Per cui raccontarla diventava, in questo caso, nel caso di questa immagine, diventa invece un pochino più facile. Intanto parto Dal dalla titolo. dire. Prima direi che questa è una foto che è stata pubblicata come copertina su Domus ed è stata la prima copertina che mi è stata affidata e io ho sbagliato il formato, perché Domus è verticale e io l'ho fatto orizzontale. Per Era il esempio, direttore dell'epoca che era Mendini, Alessandro Mendini. quindi, insomma, un personaggio che aveva delle visioni molto, come dire, Sì, molto avanti rispetto ai tempi. e poi sopra noi ci frequentavamo perché ci siamo conosciuti molti anni prima e io facevo parte dei gruppi in cui ci si scambiava opinioni. Si cercava di provare ad andare al di là di ogni cosa, nel mio caso al di là della fotografia, diciamo così, classica, quella che anch'io avevo studiato a scuola. La seconda cosa che volevo dire è che questa è una fotografia commerciale, cioè vale a dire che è stata pagata da quelle due caffettiere che vedete, che in realtà non sono mai andate in produzione, ma che facevano parte di una ricerca fatta da Lisi, dal designer da Lisi, per Alessi. Quindi in realtà questa foto è stata, tra virgolette, pagata da Alessi. Dico tra virgolette perché io l'ho pagato da Domus, non da. Quindi mi sembrava interessante appunto associare un'immagine che è diventata perlomeno iconica dell'Occhio Magico al fatto che fosse una fotografia commerciale e che in quel momento, diciamo da qualche anno precedentemente, ma da quel momento noi diventiamo dei veri e propri autori, per cui la gente ci chiamava per fare una foto come volevamo noi, insomma. Per cui io avevo una serie di disegni, di ipotesi di lavori, di progetti, eccetera, eccetera. Chi arrivava gli si affibbiava addosso uno di questi, qualsiasi prodotto mi dessero, gli si affibbiava addosso uno di questi progetti. L'identità dell'immagine parte dal fatto che in quei momenti noi stavamo ragionando sull'archeologia del futuro, cioè sul dopobomba. Quindi la stanza che vedete così grigia e quasi arsa è perché è una stanza rimasta dopo l'esplosione atomica.
Archeologia del futuro era una pratica che prevedeva di immaginarsi che cosa avrebbero trovato di noi i futuri archeologi, quelli che arriveranno nel 3000, per esempio, 5000, e che a noi faceva ridere l'idea che queste persone trovassero dei rimasugli della nostra civiltà che appunto era stata distrutta dalla terza guerra mondiale atomica. E questi rimasugli loro cominciavano a datarli, però come fanno in archeologia? Alcuni oggetti sapete che vengono datati dal 3500 al 3200 avanti Cristo, cioè sono 300 anni. Per cui noi ci figuravamo che loro trovassero una nostra foto insieme al quadro di Antonello da Messina e pensassero che noi fossimo contemporanei, per esempio. Per cui poi facciamo una serie di mostre proprio su questo, in cui all'interno di una situazione semi-catastrofica ci si poteva trovare appunto ovviamente una coppia di Antonello da Messina, però anche una radio che stranamente funzionava e faceva canzoni a caso che andavano dal 1920 al 1980. E poi via via altre cose, video, dei televisori che un po' funzionavano, un po' non funzionavano. Io adesso vedo solo me. Ah, ecco, mi piace Ci di più. E quindi, vabbè, eravamo in questo loop. Per cui abbiamo ricostruito questa stanza come se appunto fosse Arsa, in qualche misura. Poi abbiamo pensato che la persona che ci sta guardando, quella dietro la veletta, che tra virgolette è fatta in ferro, è una veletta di ferro, è per quello che rimane. Da qui molto non c'è bene. computer, ovviamente, dell'81. Per cui la veletta che è una retina, insomma, una retina di ferro, che è dipinta di nero e poi appoggiata sopra la persona. Stesse guardando un televisore, all'interno di questo televisore ci fosse se stessa, ecco perché si chiama la camera chiara di Narciso. Per cui abbiamo pensato a un divano per guardare il televisore, che è quella scultura che vedete sotto di lei, che è esattamente il calco in bronzo di lei stessa, per cui solo lei poteva sdraiarsi in questa maniera. La persona fuori la spia, che è un omaggio alla fotografia, cioè la spia. E il cielo dietro era dipinto direttamente sul fondale. E così è. Ma questa immagine quindi nasconde in realtà una artigianalità incredibile, nel senso che al di là da un punto di vista tecnico, sì, la camera oscura sicuramente. Però anche la composizione stessa degli oggetti, degli ambienti, cioè un calco in bronzo per una posa di una modella vuol dire appunto una forte componente artigianale. Penso che sia anche questo uno dei tuoi punti cardini, no? Nel tuo lavoro. Sì, perché noi, quando hai detto prima la frase che volevamo che la fotografia fosse inquinata dalle altre arti, è in questo senso che lo intendavamo, anche riferendosi al famosissimo, ammesso che l'abbia detto, ma diciamo che l'abbia detto Man Ray, no? Fotografo quello che non riesco a dipingere e viceversa, noi dipingo quello. Per cui per noi era interessante intervenire su qualsiasi cosa, no? Fatta da noi, un po' come facevano i futuristi a cui noi ci ispiravamo dal punto di vista artistico. E Certo. quindi l'idea di pensare a un divano fatto in questa maniera era per introdurre poi tutta la grande scuola dell'artigianato rinascimentale italiano, insomma, a cui noi ci siamo ispirati moltissimo. Dico noi perché in quel momento eravamo più di uno. L'occhio magico era più di uno. L'Occhio Magico era uno studio che ancora aveva Sì. altri componenti. Sì, avevamo una sala di incisione.
credo, se non ho capito male, eravate fortemente radicati nella città di Milano, ma nella Milano che era in forte esplosione creativa, anche se non mi piace molto questa definizione, però in quegli anni il design e la moda erano i punti, la città di Milano era il punto di riferimento, no? Anche Sì, l'editoria. assolutamente, era partito un po' di anni prima, come ho raccontato spesso. È partito più o meno a metà degli anni 70 questa tendenza. Io ho avuto la fortuna, perché così si dice, di incontrare una serie di persone. Alcune le avevo incontrate addirittura quando facevo assistente fotografo in uno studio. Questa persona che incontrai come assistente, a cui poi ci legammo, è Alessandro Guerriero, che è il fondatore di Alchimia. Alchimia racchiudeva una serie di teste notevoli, Sozza, Smendini, Branzi. Per cui partecipando alle loro riunioni, ma anche davanti a un bicchiere di vino al tavolo di un bar, insomma, ci sentivamo molto coinvolti nel mischiare le carte, cioè rivoltare come un calzino tutte le nostre, gli nostri specifici. Poi chi era più intellettuale come Mendini, per cui, e insieme a Sozzas inventano il radical design, o il postmodern, insomma, per noi era interessante andare ad analizzare la storia della fotografia e vedere fino a che punto la fotografia potesse evolversi, perché la nostra intenzione era fare diventare qualsiasi immagine fotografica, nelle nostre intenzioni, un'opera d'arte vera e propria, cosa che voi sapete bene, tutti quelli che ci ascoltano lo sanno, che fino agli anni 80 la fotografia non veniva acquistata. Tanto è vero che una delle difficoltà che ebbimo allora fu quello di essere accettate dai galleristi, perché le gallerie di fotografia dicevano che queste non erano fotografie, le gallerie d'arte dicevano che questa non era pittura né scultura, cioè insomma non era l'arte tradizionale, per cui noi abbiamo fatto molta fatica a esporre, a parte alcuni illuminati che invece ci esponevano. E noi queste cose le mettevamo in vendita già, cioè facevamo le tirature, questa fu tirata in 5 copie che poi... Qual era la dimensione? 30-40, 30 per 40. La immaginavo. Più grande, no, erano 30 per 40, era tutta la serie di Domus è 30 per 40 ed è andata esaurita. Da 2 anni a questa parte continuano a chiedermi di fare una nuova tiratura. E Invece. invece sì che l'ho fatta. Nominandola appunto. Alla quarta richiesta hai detto sì, la faccio. Sì, certo, e l'ho fatta 1981-2021, in Beh, maniera che chi compra lo sa che c'era sono. una. Poi negli archivi c'è tutto, c'è scritto tutto. Ma Non imbroglio nessuno, insomma. sono Poi la incuriosita. prima tiratura era tutta in cibachrome, cioè che chi mi chi sta ascoltando sa benissimo che cosa voglio dire, che era una carta particolare, eccetera. La seconda tiratura è tutta in digitale, Beh, la ovviamente. Per prima cui. è la croma quando ha un che di vitreo Sì, quella esatto. Sì. Beh, era in plastica in realtà. sì, Cibachrome è un pezzo di infatti. plastica. Solo che alla vista rendeva, insomma, rende i colori Sì, particolarmente vivaci. vivi, molto, come dire, molto di impatto nella A stampa. noi per esempio piaceva molto proprio perché era in plastica. Che andava contro, per esempio, il baritato che comunque io usavo in camera oscura, o facevo una carta baritata, quella insomma È classica. plastica, è un po' anche lì, è un po'
Gli oggetti in plastica d'uso comune iniziano ad avere una maggiore diffusione sempre negli stessi anni, no? I colori. Ma ricordiamoci lo Swatch, Assolutamente. l'orologino. L'orologino era l'orologio a diffusione di massa, che era Sì, esattamente l'obiettivo del sì, design. sì. Sì. Tornando alla nostra fotografia, mi incuriosisce la composizione dell'immagine, che quando me l'hai mandata mi ha subito riportato proprio a come dire, a una composizione pittorica con più piani, con piani di fuga, con un piano prospettico definito, con la rottura di una prospettiva, perché poi non ci sono le proporzioni per una prospettiva pittorica in realtà. Però mi incuriosisce capire qual è stata lo sforzo, cioè qual è stata l'idea che ha portato al di là della stanza, che è quasi un, sì, appunto, quasi un bunker. Io È così, è così, sì, è così. È così, è un bunker che però al posto di essere sotterraneo ha un balcone. Ok, quindi esci dalla. E poi però ha un piano prospettico, c'è cioè un'apertura, e quindi è un bunker che in qualche modo è aperto verso l'esterno e verso un cielo che è aria, quindi che è in qualche modo la possibilità di uscita, di fuga da questa stanza così opprimente poi alla fine. Come siete arrivati a pensare di rappresentare così questo momento da una parte, e dall'altra ti sei soffermato a specificare il discorso della veletta? No, semplicemente per dire che non essendoci computer, tutto quello che vedete è reale, cioè è uno scatto solo, insomma. Certo, questo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di Capito, vista forse. come dire, della presenza anche della moda, sono due nudi, quindi Sì. non sono due semplici nudi, sono qualcosa che con una connotazione di un oggetto rendono, come dire, il nudo stesso, innanzitutto per la posa sensuale sicuramente, ma ancora più femminile proprio per questo copricapo. Come, raccontami un po'. Perché naturalmente noi siamo stati, io in particolar modo, totalmente inquinati dalla storia dell'arte, per cui una delle mie idee continue che continuavo a disegnare erano la posa delle ragazze, delle donne che avevo visto nei vari quadri da Goya in poi, no? Cioè la Maya desnuda, eccetera. E volevo riferirmi a una di queste pose classiche, cioè per non arrivare alla Paolina Borghese con la mela, che io ho sempre trovato un capolavoro assoluto, ho cercato di barcamenarmi e di pensare ad una posa che fosse a un tempo stesso rilassata. Vedete che la mano pende, cioè lei è rilassata, e nello stesso tempo classica, cioè non e poi non voleva essere volgare. Questo era un principio assoluto. Il corpo di donna è semplicemente perché lo trovo molto più, guarda, oserei dire romantico di un corpo maschile, ma semplicemente perché io sono un uomo probabilmente. E allora questi corpi che appaiono senza avere un abito, che connoti esattamente, perché in altre copertine invece gli abiti ce li faceva la Cinzia Ruggeri e sono tutti totalmente connotati in quegli anni, cioè tutte le foto vengono connotate immediatamente solo attraverso l'abito. In questo caso noi spesso abbiamo usato il nudo per non connotarle nel tempo. Per quanto riguarda la stanza è stata pensata in maniera fattibile con il budget che avevamo. Non potevamo fare un salone, no?
per cui tutto doveva essere contenuto in una certa maniera e il punto di fuga era abbastanza semplice. Poi pensate che queste sono tutte pareti di legno, fatte in uno studio, per cui sono cantinelle, come si chiamano nel cinema, no? Raccordate, spruzzate, insomma. Per cui abbiamo dovuto contenere, però ci piaceva l'idea anche che fosse un po' semicircolare, come se il punto di vista fosse centrale su di lei, doveva essere centrale su di lei, e tutto il resto fosse un contenitore, insomma, quasi a salvaguardia, molto sicura all'interno di questo bunker, no? Non so, Con poi sono una riuscito a vena, rispondere. assolutamente sì, Sì, poi sì. all'esterno c'è una Sì. Sì. Venere che ricorda un po' Sì. la Venere. I cieli sono tutti un po' magrittiani perché ero affascinato da Magritte. Anche se in questo caso non ci sono proprio nuvolette, cioè è più una nube leggera, però molte foto noi abbiamo messo dentro le nuvolette in Magritte, insomma. Cioè, Ma la vabbè, ma è un classico processo del postmodern. Prendi un po' di qui, prendi un po' di là, mischi. Ma l'altra cosa che è interessante, che mi domando quanto sia fattibile oggi, a dire la verità, è che l'oggetto che dovrebbe essere il soggetto dell'immagine, che sono le caffettiere, in realtà in qualche modo non sono in primo piano, ma sono in secondo piano. Sì, perché quando ci ha chiamato Mendini e ci ha detto ho questa possibilità, però in ogni copertina io vi darò, in ogni immagine io vi darò un oggetto di produzione che voi dovrete far vedere, ma non mi importa dove, l'essenziale è che ci sia. E lui aveva detto benissimo, per cui No, stato perché così, abbiamo fatto queste mensoline apposta per appoggiare le due da caffettiere. qualche parte comunque bisognava. Dovevano apparire. Peraltro la caffettiera è un oggetto bellissimo, che noi poi abbiamo usato anche in molte Quindi non è andata in produzione, però funzionava. altre. Sì. Ma era appunto una ricerca di Dalisi. All'interno del numero, di questo numero, abbiamo fotografato anche le altre caffettiere che Dalisi aveva progettato e aveva costruito come prototipi. Queste non ci sono in acciaio, sono tutte in alluminio. Sì, un po' si Sì, vede la rete dell'ultimo. sì. Perché Alessi in quel momento stava facendo il salto di qualità da produttore di pentole casalinghi d'acciaio del comparto del Lago d'Orta. Sì. Tra Lago d'Orta e Novara ci sono tutte, c'è la Lagostina, tutti, sono tutti lì. Poi fino a Novara dove fanno i rubinetti. E lui era una delle tante fabbriche che faceva pentole a pressione, eccetera, eccetera. Conosciuto Mendini, Mendini gli chiede, lui, il signor Alessi, chiede a Mendini di studiargli una prima collezione. In questa prima collezione Mendini chiama una serie di designer e gli dice allora bisognerebbe fare una caffettiera, uno spremiagrumi, insomma oggetti casalinghi, però ridisegnati e rivisti come opere uniche, quasi, quasi come opere uniche, no? Tanto è vero che noi tutti ci ricordiamo lo spremiagrumi di Philip Starck, noi tutti ci ricordiamo la caffettiera di Aldo Rossi, che è un monumento, che è una roba clamorosa. Eh sì, ecco, stava partendo lì questa cosa. Quindi voi vi siete trovati esattamente in un momento e come dire, in una possibilità, in un'occasione, oserei dire quasi d'oro, perché poi vedendo nel tuo archivio, sul tuo sito, altre copertine, sono tutte veramente molto, molto particolari. C'è una progettualità molto, molto forte e soprattutto, come è vero, come dici tu, gli oggetti ci sono, però non sono il soggetto principale. Quindi devo dire Sì. che
una committenza lungimirante in questo. Forse oggi Sì, ma non. in quel periodo, forse oggi no, non lo so, io non faccio più fotografo da anni, per cui non ho idea, insomma. Però io sono quasi convinto che se tu fossi un autore, adesso mi riferisco a Erwin Olaf, per esempio, alla Chappelle, no? Che pure fanno lavori commerciali, però nessuno osa dirgli, no, ma cambia il tuo stile, cambia il tuo modo perché io ti sto pagando. Questo perlomeno è quello che io cerco di raccontare ai miei studenti, no? Che c'è ancora la possibilità di diventare un autore, pur facendo cose commerciali, no? Poi che questo sia l'uno per 10.000 della possibilità, è probabilmente così, insomma, nessuno si illude che. Però è anche vero che c'è una bella differenza, cioè noi in quel momento ci rivolgevamo a un pubblico che era, se non dico milanese, diciamo italiano, ecco. Cioè adesso i miei studenti hanno la possibilità di rivolgersi a un pubblico worldwide, per cui il tuo cliente non vai più a cercarlo a Monza Brianza o cose di questo tipo, cioè il tuo cliente lo puoi trovare in Corea, a Tokyo, Lituania, per dire. Beh, certo, sono cambiati i Paola, ti canali. sei bloccata. Ah. Mi sono sbloccata? Continui Ditemi. a bloccarti. Aiuto. Qualcuno mi venga in Sì, aiuto. un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Adesso Aiuto. sei bloccata. Ma forse. Ma Allora io. chiama il nostro amico Sauro. Ma noi la vediamo bene, probabilmente la connessione tua, Giancarlo. Ah, è la mia. Ah, Che allora fa? basta. Io la vedo bene, la Sì. vedo bene, la vediamo tutti bene. In quanti siamo collegati? Perché può darsi che Abbiamo siamo in tanti. raggiunto. No, no, in quel senso, no, no, esternamente non incide. Va bene. Ah, vabbè, allora. Allora, io direi che abbiamo, come dire, raccontato un po' tutto di questa fotografia. Non, cosa dici? Vuoi, c'è qualche altro aneddoto, a parte quelle un po' fastidiose pecette che sono state messe sui nudi? Ah no, l'altro aneddoto è che appunto, essendo una copertina di Domus e Domus vendendo in 22 paesi, tra cui il Giappone, dunque la foto è ovviamente stata tagliata in verticale e fortunatamente ci stavano dentro, cioè è sparita la ragazza dall'altra parte. E quando è arrivata in Giappone l'edizione è stata rispedita indietro proprio perché c'era il nudo integrale. Per cui Domus ha dovuto stampare con una pecetta nera sul sesso, perché il seno no, il seno andava bene, ma non andava bene il pelo, proprio il pelo. Cioè se lei fosse stata senza pelo l'avrebbero pubblicato, cioè l'avrebbero accettata. Così mi hanno spiegato. Per cui è stato pecettato quella parte e solo per l'edizione giapponese è uscita censurata quella parte. Ecco Con perché. la pecetta nera, in qualche modo ha attirato ancora di più lo sguardo. Sì, Quindi. era visibilissima, cioè io, sì. Cioè era proprio la censura, cioè quadratino nero sopra, Va messo sopra. bene, questa è un'altra storia allora. Aneddoto. L'aneddoto della pecetta nera sul sesso. Sì, ma in Giappone, negli altri posti no, in Corea no, per esempio, negli Stati Uniti figuriamo. Sappiamo che sono abbastanza, loro sono molto attenti a questo. Sì. Giancarlo, io ti ringrazio per aver Figurati, grazie dedicato insomma, un po' del tuo tempo per la nostra rubrica una fotografia molte storie. E grazie. a voi. E noi ci
sentiamo per poi vederci magari al mio, Assolutamente sì. Grazie, grazie Giancarlo no? Va Maiocchi. bene, prego. Ma cosa faccio? Me ne vado? No.